Detto fatto, Mirko Della Vecchia, borsa di cioccolato di Mary Poppins. Dolci detto fatto, 29 settembre, la borsa di cioccolato di Mary Poppins. Un nuovo dolce ispirato alle favole è stato protagonista della puntata odierna di Detto Fatto, la borsa di cioccolato di Mary Poppins. Il pasticcere Mirko Della Vecchia è tornato nella cucina di Detto Fatto per regalare un dessert a base di cioccolato ispirato al film della Disney Mary Poppins amatissimo dai bambini. Per celebrare la favola il pasticcere ha deciso di riproporre proprio la borsa magica di Mary Poppins in una versione golosissima al cioccolato. L'ultima puntata di Serena Rossi ha Detto Fatto si è aperta così in dolcezza grazie a Mirko Della Vecchia. Lunedì prossimo Caterina Balivo tornerà nel daytime di Rai 2, a un mese e mezzo dalla nascita della piccola Cora. La 37enne di Aversa riprenderà così il timone della trasmissione di Tutorial che porta ormai la sua firma inconfondibile. Gli ingredienti necessari per realizzare il dolce pensato oggi da Mirko Della Vecchia sono, 800 g di cioccolato al latte, 30 g di acqua, cioccolato plastico, 500 g di pasta di zucchero, 40 perline di zucchero argentate e 12 zuccherini colorati a forma di fiore. Detto fatto, borsa di cioccolato di Mary Poppins di Mirko Della Vecchia. La borsa di cioccolato di Mary Poppins di Mirko Della Vecchia è stato il dolce di oggi, venerdì 29 settembre, ha detto fatto. Per realizzare il dessert iniziare sciogliendo a bagnomaria, o al microonde, a 45 gradi, il cioccolato al latte. Lasciare raffreddare leggermente il composto e poi aggiungere l'acqua in modo da regalare al cioccolato una consistenza pastosa. Versare in uno stampo con carta da forno e lasciare solidificare 10 minuti a temperatura ambiente, oppure per 3 minuti in frigorifero. Dopodiché tagliare la lastra di cioccolato creando le forme desiderate e portare in freezer per circa 20 minuti. A questo punto togliere dal congelatore e staccare il cioccolato dalla teglia. Assemblare le parti della borsa utilizzando il cioccolato sciolto come collante. Portare in frigorifero per altri 10 minuti. Nel frattempo lavorare la pasta di zucchero creando una treccia che sarà il manico della borsa. Appoggiare il cordoncino sulla struttura di cioccolato. Infine decorare con le perline e i fiori di zucchero, attaccandoli alla borsa con l'aiuto del cioccolato liquido. Oltre alla delizia al cioccolato proposta da Mirko Della Vecchia è possibile provare la ricetta di Samia Bari di oggi a Mattino 5, le bavaresine al caffè. Un dessert al cucchiaio energizzante e leggero perfetto per chiudere i pasti in modo sfizioso.